Bentornati sul mio canale, io sono Bushi e siamo ancora qua con Far Cry 5. Non pensavo che avrebbero cercato di catturarci. Ora, io stavo andando in giro a cazzeggiare, salito un po' di livello, ha parlato Jason, mi sembra sia, hanno tutti questi nomi uguali, io li confondo sempre, dicendo che era iniziata, si era aperta la caccia, ma non mi dovevano uccidere, ma catturare. E di usare dei colpi al gaudio. Appena ho sentito questo, ho stoppato e ho iniziato a registrare. E ora, eccolo qua, ecco qua, ecco qua. Posso riprendere i sensi? O cioè, ci metto un po' o non posso per niente? Ecco qua. Sta a noi giudicare. Stanotte inizia la purificazione. Portalo sotto le acque. Cancello dell'Ede. No, questo no. Questo non è puro. Con la purificazione? No, Josh. Devi amarli tutti, John. Il peccato non deve impedirtelo. Portamelo qui. Nonostante tutte le tue azioni, puoi ancora essere salvato. Non sei qui per caso o per errore. Ti trovi qui per la grazia di Dio. Ti è stato fatto un dono. Adesso dobbiamo solo capire se lo saprai accettare. Oppure se lo rifiuterai. Deve raggiungere la redenzione. O il cancello dell'Eden sarà chiuso per te, John. Sì, Joseph. Tu confesserai ogni singolo peccato che hai commesso, per quanto piccolo, per quanto trascurabile, te lo farò sputare. Poi vedremo se sei degno o no. Se confessiamo subito non ci fanno niente, vero? No, è solo peggio. Perché? Perché una confessione senza dolore non è valida. Dovrai urlare il tuo peccato per poi indossarlo sulla carne finché John non te lo strapperà. Non è stupendo? Maledetti Edeniti. Ehi, ehi!
porterai allo sterminio. Farai alleanza con loro. E non farai loro grazia. Resta con me. Non ho fatto tutto questo per perderti. Che spettacolo! Che cazzo di spettacolo! Bellissimo! Che è questo? Che animale è? Ah! Fantastico! Mi è piaciuto tantissimo il video! Allora, questo video non era in programma, ma dato che ci siamo, lo continuiamo. Da, possibile che non lo penetri. Che spettacolo sta invece per la dietro. Ok. Tanto non mi ammazzi qui. Loro forse sì, ma tu non di certo. Ehi, dove sei? Eccoti. Ok, ci siamo. Dai però. Si tempo troppi, no? Ecco. Sta specie di... prete. Che ammazza la gente. Che religione. Tipo la Santa Muerte su Ghost Recon Wildlands. Ehi, fumogeno. Quanto muori. Adesso, altro foglio. Sii forte e coraggioso. Non avere paura, non vivere nel terrore per colpa loro, perché il Signore Dio tuo è con te. Non ti abbandonerà e non ti dimenticherà. Una bella situazione bollente, eh? Mi chiamo Jerome, sono il parroco di False End. Grazie per l'aiuto, ma non è ancora finita. La setta sta spostando il resto dei prigionieri più in là. Hanno anche Merle. Non c'è tempo. Prendi quello che puoi e andiamo. Grazie per avermi. Chiamo qualcuno dei nostri. Ne avremo bisogno se vogliamo avere qualche speranza. Ok. Allora, 120 metri. Trova Merle. Ci siamo? Sì, ci siamo. Tirarci dentro il bunker di John. Porca troia. Grazie. Credevo di essere spacciato. Vice, abbiamo mandato un elicottero a riprenderti. Resisti finché non arriva. Il vecchio Merle. Due minuti. Va benissimo, va benissimo. Ce la posso fare. Allora, non uso il mortaio perché tanto ci metterebbe tantissimo. Preso, ricarica giustamente, giù in fondo, ma intanto tu muori. Ma sarebbe carino se per favore mi aiutasse invece che non sta a fa niente là a grattate. Dopo cui sta arrivata questo, se quello che sta con me facesse il suo dovere almeno mi desse la mano. Oh, dai però. Sbarella tantissimo. Avevo anche finito le munizioni. Per fortuna. Dai, vieni giù. Veloce. Veloce, se no mi ammazzano. Se saltasse sto essere. Dai amico, muoviti però, perché sennò. Bene. Ma ci leviamo per favore, velocemente. Però un po' schiappali da qua. Purtroppo. Ah, quelli. Adesso hai visto con cosa ci tocca combattere. Ci portano via con la forza, Vice. So che stai cercando la tua amica, ma c'è un'intera comunità che ha bisogno del nostro aiuto. Appena saremo forti abbastanza, libereremo ogni singolo prigioniero, te lo prometto. Quando False End sarà nuovamente libera, vieni a trovare.
testa e ci stanno salvando! Salvando! Arriva qualcuno? No. La purificazione è completa. T'affogano. Sei arrivato giusto in tempo. Non posso cucinare un pasto è scadente. Fantastico. Non so chi sei, ma va bene. Grande esempio a tutti. Se non avessi fatto tutto questo, non saremmo riusciti a riprenderci False End. Troppa gente vede l'Eden's Gate e si volta dall'altra parte. E chi non lo fa, ne paga le conseguenze. Mio padre è stato uno dei primi ad affrontarli. Quando arrivavano gli Edeniti a rompere le palle, papà si metteva al volante del suo bestione e li cacciava dalla città. Era innamorato di quel camion. Lo chiamava il Widowmaker. E quegli stronzi l'hanno rubato una settimana prima che morisse. Merda, vuoi farli incazzare sul serio? Riprenditi il Widowmaker. Fai vedere alla setta che non abbasseremo la testa. E dai alla gente un motivo per festeggiare. Lo guardano a vista all'impianto di stoccaggio a est. Ma credo che tu sia la persona giusta per recuperarlo. T'aiuto? Semplicemente perché so che dopo tanto me lo lasci. No cazzo. Cazzo. Vip. Fuori. Adesso. Prima che mi vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ehi. Amico. Tu, 3, uno dietro l'altro. Tutti insieme. Lo spedisco dritto all'inferno. Prova, prova. Dai, dai, vieni, 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 vieni qua. No, però. Però pistola. Ecco qua. Via, via. Ok. Mannaggia. Un colpo. Allora c'è un cane. Dov'è il cane? Ah, piccolo lupo. Ciao lupo. Vorresti uscire. No, invece no. Staccamo la musica che vorrei che fosse del copyright in giro. Qualcuno è scappato col Widowmaker. Chiudete le strade che riportano False End. Non lasciatelo passare. Ah no, io tanto adesso vi spacco tutti, non ti preoccupate. E questo era uno. Altri 8. Porca merda. 2. Dai, perché ti fermi? 3. Vediamo che meglio di qua. 4. Che figata. 8. Spara anche sto attrezzo. E 9. Adesso. Avete che te più sotto, scemo. Mannaggia. Ah, sempre il parcheggio quello bello. Mamma, guarda un po'. Devo ammettere, Vice, che vedere il camion di mio padre fa riaffiorare tanti ricordi. Stavo qui ad aspettarlo tutte le volte che tornava, così, salutandolo con la mano. Hai senza dubbio la grinta per guidarlo e soprattutto hai il cuore. Saresti piaciuto a mio padre. Se hai bisogno di usare il Widowmaker, non devi neanche chiederlo. Nel frattempo, io terrò le orecchie tese. Se sento qualcosa per cui valga la pena scomodarti, ti faccio sapere. Grazie ancora, Vice. Prego, adesso, altra missione. Grazie al Signore tutti i giorni per averci fatto incontrare. Sono contento che tu voglia aiutarci ancora. Abbiamo bisogno di te. Come vedi, John Seed sta facendo soffrire tanta gente e francamente non riesco a stargli dietro. Questa gente ha bisogno di me. Sono sulle mie spalle ora.
Ma questo vuol dire che tenere d'occhio la resistenza è diventato più difficile. Quando ti capita, vai a est e dai un'occhiata ai nostri alla fattoria dei Woodson. Non ho loro notizie da un paio di giorni e la cosa mi preoccupa. Non possiamo permetterci di perdere neanche un combattente. Spero che non mi capiti mai quello che è successo. Ok. Terzo tentativo per questa missione di merda. Se vai dalle parti della fattoria dei Woodson, fai attenzione. Gli Edeniti uccideranno gli ostaggi se ti vedono. Devi attaccare senza farti notare. Solo così sopravvivranno. Allora. Quando il peccato è in pezzo, cambiamo modo. Esiste solo il dolore. Gli abissi dell'inferno vi attendono. Qua mi tengo il cecchino. Merda. Ma potresti sparare, cazzo, per favore? Invece di sta perde tempo. Grazie. Tu sei morto. Tu mi fai schifo il cazzo. Via. Ma giù ce ne sta un altro, via. Ce ne sta uno. Va bene, basta quello. Allora, entra dentro, su. Me la sono vista brutta, però grazie. Ma guarda tu. Merda, al fuoco, merda. Esci dalla casa, ti prego, esci dalla casa, se no te sparo. Grazie. È un posto migliore. Ma tu, ah, tu non stai contro di me. Loro stanno contro di me. Ah, adesso devo anche farvi il culo. Fumogeno non basta. Ce l'hai fatta un'altra volta, vice. Azioni come questa tengono viva la resistenza. Sono tutti più motivati oggi, grazie a te. È come la storia di Davide e Golia. Stai infondendo coraggio a tutti noi. Continua così. Sono contento, però ho dovuto farla tre volte, insomma. Una buona sega. Ehi amici, no, continuate pure, vai. Scusa, mi dispiace. Vice, ti sei divertito? Sanno come ferirmi nel profondo. Tutti i peccatori devono confessare, poiché è questa la volontà del padre. I miei uomini stanno arrivando. Ci vediamo presto. Tipo arrivano adesso? Vuole a tutti i costi mettere le mani su di te. L'ultima volta te la sei cavata per un soffio. Perché? Non sottovalutare il bastardo. Passo e chiudo. Se sei stato marchiato un'altra volta, quindi probabilmente mi ricattureranno adesso. Ha venduto caramelle. Sarebbe più facile sparare. Non è questa la volontà del padre. Portalo da John. È pronto per la sua confessione. I miei genitori sono stati loro ad insegnarmi il potere del sì. Una notte loro mi hanno portato in cucina, poi mi hanno sbattuto per terra e mi hanno fatto provare dolore e dolore e dolore e dolore. E quando pensavo di non poterne più, è successo. Dentro di me si è liberato qualcosa. Non avevo paura, era tutto chiaro. Così li ho guardati e ho iniziato a ridere. Ma riuscivo soltanto a dire sì. Ho passato tutta la vita
a cercare altre cose a cui dire sì. Ho aperto tutti i buchi del mio corpo e dopo averli riempiti, ne ho creati altri. Ma... è stato Joseph a mostrarmi quanto fossi stato egoista sempre. Ricevere sempre a prendere. Il miglior dono non è quello che ricevi, è quello che dai. E per dare ci vuole coraggio. Il coraggio di accettare il peccato, di inciderselo a fondo sulla pelle, portandone il fardello, e dopo averlo espiato, quando inizio la vera redenzione, strapparlo via come un tumore ed esporlo perché tutti lo vedano. Dio, questo è coraggio. Io vi insegnerò il coraggio. Vi insegnerò come dire sì per affrontare le vostre debolezze, affrontare il peccato. Nuoterete attraverso un oceano di dolore riemergendo liberi. Solo allora inizierà la vostra redenzione. Allora chi vuole cominciare? Ah, oh cazzo, Chi di voi? Che ne so? Sì. 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 Non te ne pentirai. Te lo prometto. Prima di cominciare, ritengo che sia meglio che la vice Hudson faccia ritorno nella sua stanza. Le confessioni sono una cosa privata, in fondo. Non sono qui per toglierti la vita. Sono qui per dartela. Adesso ti aprirò e verserò in te le tue peggiori paure. E mentre stai soffocando, i tuoi peccati saranno rivelati. Solo allora potrai realmente capire il potere del sì. Torno subito. Chissà se non rispondevamo, se iniziava da lei. Allora, dove va? Dove sta andando? Dove sta andando? Che devo fa? Ah, gira da solo, io vado solo avanti. Eh già, sì, so io che lo fanno avanti. Ah, brutta scelta le scale, brutta scelta. Te l'avevo detto che era una brutta scelta. Però ci siamo adesso. Mi sono scappato. Però prima sarà meglio prendere quello che stava qua. Ho visto qualcosa che si illuminava, possibile? Che ti medico, benissimo. La telecamera gliela scoccio tutta. E dove vado? Ma penso fosse più complicato scappare da Jojo. Adesso, c'è qualcos'altro? No. Qua c'è qualcuno, lo ammazzo. Sì. Ringrazio John per avermi purificato dal peccato. E fermo. Silenzio. Pistola? Grande. Ehi, pistola. Siete al sicuro con noi. Madonna, mia tanto. Tutto stealth. Da, presto non importerà più. Quando arriverà il collasso. Da quella parte! Non ci credo! Quindi, io salverò te. Vigilanza! Via! Cazzo!
E beh, ti parevano che non andava a chiudere su qualche buco. No, sono troppi. Dai, che cazzo. Dai, che palle. Avrò la tua testa. Ah, come fa? Andarti molto peggio. Sì. Qui non posso confessare. Se vai a est, diciamo solo che è troppo tardi. Via, dai. Ehi, t'ha creato gli angeli. Ti taglierò la testa. Altri? Naggia. Oh, dai, ce l'ho quasi fatta. Finalmente. Che faticaccia sta cosa. Perfetto. Oh, allora. Fa vedere se si sopra ci poteva andare. Ma ovviamente no, tutto chiuso. Stiamo per condividere il segmento sicuro. Vieni qua, vieni qua. Capello. Oh, ma che cazzo. Ma muoviti. Allora, che se... Risparmia le energie per quando avrai davvero motivo di gridare. Sotto il tuo peccato è lui che ti guida in ogni pensiero, in ogni azione. Il tuo peccato è l'ira. Dunque, io ti esorto a diventare l'ira. Lascia che ti invada e consumi la tua anima, perché alla fine sarai comunque vuoto. Sappi che io sarò qui ad aspettare. Ci saremo entrambi. Che gran cazzone. Tirate fuori tutta la vostra ira, fratelli. Sì, vabbè, però come fa con queste pistoline, basta. Oh. Sta fa perdere vita a staffare, mannaggia. No, dammi il cazzo di mitra. Dai, vita, muovete, torna su. E ti pareva. Presi i proiettili? Bene. Così capirai che è tutto inutile. Dov'è che chi si scappa? Ah, non si vede niente! Merda. No, 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 via, 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 via. Tutti angeli. Gli angeli puniranno i malvagi. E io me ne vado. Dopo fate voi gli altri. Dai. Ce l'ho fatta. Cacciate il peccatore da questo posto. Che scappi, che si nasconda. Ovunque decida di andare, Dio lo guiderà da noi. Mannaggia. Una faticaccia sta di dentro. Cristo santo, ragazzo. Ho cercato di contattarti. Quando ho sentito che John ti aveva preso, ho temuto il peggio. Lieto di sentire che ce l'hai fatta. Mi dispiace per Arthur, ma non c'è molto che tu possa fare senza la chiave di John. Devi stanarlo. Suppongo che il modo migliore per farlo sia mandare a puttane il suo piano. Forza, al lavoro. Oh. La confessione completata. Benissimo, ora riprendiamo
le nostre armi dovrebbe andare bene lui, credo. Dai. Ci penserò più avanti. Riprese le armi. Attivata la missione che faremo successivamente. Il video finisce qua. Spero come sempre che vi sia piaciuto o vi sia stato utile. Se si commentate e condividete, iscrivetevi al canale e sostenetemi. E alla prossima.